Bentrovati amici ad una nuova puntata di Tour in 300 secondi. Come potete vedere anche oggi siamo a Prato Giardino e quindi il bel tempo ci porta nei punti più importanti e soprattutto conosciuti della città di Viterbo. Nei prossimi giorni saremo anche in qualche location, probabilmente fuori Viterbo. Perché abbiamo scelto questa sede? Innanzitutto perché, come avete visto dal titolo, parliamo dell'incuria che nella città di Viterbo purtroppo continua a essere all'ordine del giorno. Ebbene, il titolo è un po' provocatorio perché abbiamo scritto del campo scuola che dopo anni e anni di lamentele da parte dell'Atletica Viterbo, dai dirigenti della FIDAL provinciale e soprattutto dei genitori, dei ragazzi che sono stati costretti per anni ad accompagnare nelle gare gli allenamenti a Tarquinia e altre sedi e non a Viterbo, parliamo questa volta anche del decoro pubblico. Partiamo da Prato Giardino, faremo sicuramente degli scali in altre zone di Viterbo che sono ormai all'ordine del giorno per i rifiuti, l'incuria e soprattutto la mancanza di manutenzione. Siamo in una location, se l'operatore gentilmente fa una breve inquadratura, che è un po' abbandonata a se stessa, è un po' un eufemismo, in realtà è una struttura, Prato Giardino, che sono ormai anni e anni e anni che se ne parla, che era stata prevista anche dai consigli comunali per quanto riguarda la risistemazione e soprattutto il decoro pubblico e del verde urbano. Ebbene, prescindendo dagli incivili che per esempio abbandonano, abbiamo qui due bicchieri di plastica, ma è un po' il minimo di cui potremmo parlare, c'è l'erba che non è tagliata in determinati punti ormai da mesi. Non è possibile vedere delle spighe che potrebbero essere di grano o comunque selvatiche crescere ai bordi di quelle che dovrebbero essere delle aiuole con gli addetti al verde del comune di Viterbo che dovrebbero sistemare. Sappiamo che nessun cittadino, se non è autorizzato, può fare degli interventi autonomamente, altrimenti verrebbe addirittura sanzionato anche se fa delle migliorie del verde pubblico. Invitiamo, il nostro scopo della live non è quella di fare delle riprese, ma quello sarà oggetto da settembre di un'attività probabilmente anche stessa televisiva. Facciamo delle denunce. Le denunce a un primo sguardo quali sono? Che lungo le aiuole c'è un'erbaccia che cresce da mesi, quindi non c'è nessuno, lo possiamo vedere ormai a occhio nudo, che pulisce e che soprattutto taglia le aiuole. Abbiamo fatto una verifica in strada Bagni, che è quella che noi facciamo giornalmente per recarci a casa, è stata fatta in effetti un'azione di taglio della vegetazione, lo facciamo presente perché l'avevamo già detto che per anni non era stata fatta. Fortunatamente siamo riusciti a, non solamente noi sicuramente, ma siamo stati anche noi a far lavorare, tra virgolette, in maniera più continuativa gli addetti al verde pubblico, e quindi chi corre durante il periodo estivo, e lo faccio anche io, su strada Bagni, che lo ricordiamo è stato fatto un progetto pagato centinaia di migliaia di euro per lo spazio per i runner, lo ricordiamo, non per le biciclette in quanto è vietato, ma solamente per chi corre, almeno a livello di facciata non rischiano di rimanere impigliati in mezzo a fratte, come si dice da noi, o nei canneti. L'appello lo faccio per Prato Giardino, che è il parco, l'unico verde pubblico, l'unico spazio verde che ha la città di Viterbo, che da troppi anni se ne parla e ben poco è stato fatto. Ci sono degli spazi del tutto abbandonati a se stessi, noi parliamo di ciò che è competenza ovviamente del verde pubblico, quindi del comune di Viterbo, l'assessorato all'ambiente, in cui ci sono intere zone lasciate a marcire con erba che, ricordiamo, l'estate potrebbe essere rischiosa sia per animali che possono essere piccoli serpenti, animali di questo tipo, ma anche per principi di incendio. Sappiamo quanto è difficile evitare determinati rischi se non c'è un controllo, e quindi appunto il controllo, ossia saremo contenti di vedere, se non le forze dell'ordine in senso lato, almeno la polizia locale, probabilmente lo faranno, però alcuni sopralluoghi che abbiamo fatto non l'abbiamo visti, alcuni controlli, perché ci sono state molte lamentele e alcune denunce da parte di persone che, soprattutto anziani, portano dei bambini, per esempio i nipoti, o vengono le mamme, persone che vogliono in qualche modo refrigerarsi della stagione calda che inizia. Non tutti hanno la possibilità di andarsi a fare le vacanze in ogni dove e quindi decidono di venire a Prato Giardino. È giusto che si dia il giusto controllo, il dovuto
la dovuta sicurezza alle persone che appunto vengono. Ricordiamo, le persone più a rischio che hanno portato sui giornali alcune notizie sono degli anziani e soprattutto delle neomamme, che spesso hanno degli personaggi un po' anomali che si avvicinano. Non che noi siamo a dire che non ci sia controllo assolutamente, però maggiore controllo sicuramente, soprattutto in orari serali, poco prima che il parco pubblico chiude, non sarebbe male che ci fossero. Concludiamo appunto con la live che appunto abbiamo intitolata come il campo scuola. Perché? Perché il campo scuola, dopo anni di sollecitazioni, dopo anni che la FIDAL di Viterbo sollecitava il comune di intervenire, in poche settimane sappiamo che i lavori stanno per terminare, e quindi la parte sportiva di Viterbo, perlomeno di chi va a correre, ad allenarsi, e le società sportive in particolare, sono finalmente all'altezza della situazione. Stessa cosa non possiamo dire del verde pubblico, che lo sappiamo è forse, anzi sicuramente, più importante, perché oltre ad avere la possibilità di far fare dello sport dilettantistico, quindi semplici appassionati che la sera vengono a correre e non solo la sera, è meta di tante persone, in particolare anziani, l'abbiamo detto, persone, mamme con bambini piccoli e con tanti stranieri, che lo ricordiamo, anch'essi utilizzano questa struttura, che non differenziandoli dagli italiani, ma sicuramente per un approccio che non conoscono ad un posto pubblico come è Prato Giardino, dovrebbero essere un pochettino più accompagnati, e maggiore cartellonistica non guasterebbe. Invito come sempre tutti a condividere questa live, l'appuntamento è sempre per domani sera, probabilmente domani saremo nello studio, alterneremo quest'estate con punti in esterna e dentro lo studio, quindi faremo anche noi la nostra parte per il miglioramento di Viterbo e della provincia. Grazie e buonasera a tutti.